156 team in gara, 58 scuole di 17 regioni, 80 docenti nel ruolo di coach, 20 laboratori didattici attivati per le diverse età da 6 a 19 anni, 85 stand, 200 prototipi robotici, 56 campioni selezionati per le Olimpiadi della robotica, 7 progetti, 10 arbitri, 9 categorie e 100 prototipi progettati e realizzati dagli studenti. Sono questi i numeri di Rome Cup, la competizione di robotica che si sta svolgendo presso l'Istituto Croce alle Ramo di Roma, con finali e premiazioni il 18 marzo nella sala della Promoteca del Senato. Le gare si dividono in tre categorie: Trofeo Internazionale Città di Roma di Robotica, Robocop Junior 2016 e le esibizioni NOW Robot Umanoidi. Secondo il rapporto World Robotics Industrial Robot 2015, realizzato dalla International Federation of Robotics, l'automazione della quarta rivoluzione sta accelerando. Entro il 2018 saranno circa 1,3 milioni i robot che entreranno nelle fabbriche di tutto il mondo. Sono 21 invece i paesi che hanno una densità superiore alla media robotica di 66 e 14 si trovano nell'Unione Europea. L'Italia è uno di questi. È importante quindi continuare a investire e formare i giovani, perché nonostante il nostro paese sia al di sopra della media di densità robotica, continuiamo ad avere il 17% di abbandono scolastico, il 26% dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni in IT, cioè fuori dal circuito formativo e lavorativo, solo 13 laureati in discipline scientifiche ogni 1000 residenti, 4,9% di addetti alla ricerca e sviluppo ogni 1000 abitanti. Insomma, c'è tanto da lavorare, ma tanto è già stato fatto. Basti pensare che il 41,5% è la percentuale di imprese innovatrici, un dato ben al di sopra della media europea, o anche al 17° posto dell'Italia nella classifica dei paesi più innovatori in Europa. L'Italia è un paese che sta dando molto all'innovazione scientifica, ma che ancora deve migliorare sotto il profilo della formazione, ed è per questo che eventi come la Rome Cup non sono altro che un modo per continuare a trasmettere know-how e passione a questi giovani maker. Il progetto consiste nel costruire uno di questi robot che si chiama Explorer, in questo caso siamo gli Explorer Junior, e praticamente la gara consiste nel far girare il robot in un circuito pieno di ostacoli che il robot deve evitare usando dei sensori, in questo caso sono dei sensori di urto, e deve cercare di trovare tramite questi qua, che sono sensori di luce, il maggior numero possibile appunto di luci che sono sul circuito. Il robot viene costruito interamente da noi, o almeno la maggior parte dei pezzi viene costruito da noi, per esempio i sensori, abbiamo fatto i sensori di luce, abbiamo fatto tutti i vari collegamenti, gli interruttori, e poi viene programmato tramite il software Arduino, che consente di programmare completamente il robot. Io sono sempre stato appassionato di queste cose, quindi è stata un'esperienza, diciamo, abbastanza utile, che penso mi servirà anche in futuro, perché diciamo per ora questo è un progetto molto semplice, ma lo stesso principio può essere usato per robot più complessi. Grazie ai sensori d'urto dovrebbe girare, e poi ci sono i sensori luce, ovvero questi tre, questo qua, questo e questo, che nel labirinto della gara in pratica il robot va avanti, gira e deve trovare la luce grazie a questo LED, cioè appena trova la luce si accende il LED e si deve fermare. Sotto ci sono le batterie e i quattro motori per far funzionare le ruote. Questa qua è la scheda dove va montato il programma, che va fatto su un'apposita applicazione che si chiama Arduino. In questo caso hanno chiamata Arduino genuino perché ci sono dei problemi. Questo sensore funziona con del fil di ferro che, messo qui dove stanno l'incrocio tra il bottoncino e la sbarretta, quando va a sbattere si piega e dunque dà un segnale che dice al robot di fermarsi. E non c'è bisogno di fare nient'altro, perché il resto lo fa tutto Arduino, che è questa scheda qui sotto, che adesso io non posso far vedere perché è attaccata. Mentre questa è la Motor Shield, che controlla i motori, che da cui partono infatti tutti i cavi che vanno ai motori.